decorate the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Questo è il cantiere in costruzione. Questo è come diventerà. E questi siamo noi! Mac e Giorgia, sì. Cantiere Random. Siamo a Rubano. Sì, Bosco di Rubano. C'è un cielo terso questa mattina. Sì. E addirittura da questo cantiere si vedono le montagne. È vero. Ho visto in lontananza le montagne, molto belle. Bisogna andare su. Ma... No, da di qua io le ho viste. Tu non le hai viste, io le ho viste, sì, arrivando. Comunque, secondo me ci sarà quindi un panorama stupendo da questi appartamenti. Ma andiamo a vedere come stanno venendo questi appartamenti, certo, che diventeranno certo. Bellissime. Certo. Mettiamoci il caschetto. Ah, sì. Caschetto, aspetta un attimo. 1, 2, 3. Hai visto? Perfetto, bene. Ma vediamo che siamo ad un buon punto, nel senso che certo. I lavori sono andati avanti senza di noi, tra l'altro. Come hanno fatto ad andare avanti senza di noi? Incredibile questa cosa. Vediamo che siamo arrivati addirittura ai ca. Ca? Ai ca? Ai cavi? No, ai ca? Al ca? Ai cappotto! Ai cappotto! Al cappotto! Perché? Come abbiamo visto dal cartello, queste costruzioni sono in classe A. Bravissima! Ma guarda che Giorgia sta diventando sempre più brava. Sì, grazie, modestamente. Sì, infatti questo cantierando plus è già, no? Sì, plus. Ok. Hai visto quanti cappotti? Tantissimi cappotti, bianco latte, tanti cappotti. Siamo immersi in quelle che saranno poi i pannelli che andranno applicati all'esterno della casa e andranno a coibentare le abitazioni. Sì, sono bravo. Termine tecnico giusto. Ricordiamo a cosa servono i cappotti? Sì, allora, come ho detto, i cappotti servono a coibentare, quindi ad isolare dal freddo, ma anche dal caldo, cioè dagli agenti, dai fenomeni atmosferici esterni, e soprattutto a mantenere il calore, l'omeostasi. Sì. L'omeostasi della casa. Cioè, sai cos'è l'omeostasi? Ma perché ogni volta devi chiedermi? No, ma perché so che sei dottoressa, allora... Sì, l'omeostasi. Dimmelo tu, perché io lo so, però voglio vedere se lo sai tu. L'omeostasi è il mantenimento costante della temperatura corporea. Non so se si possa parlare di omeostasi anche per con le case, con le case. Però io l'ho detto perché, siccome so il termine, l'ho spento. Voleva ostentare il suo linguaggio corporeo. Che bravo che sono! E adesso andiamo a cercare l'entrata e le scale per salire in questa costruzione. Esatto. Che è la cosa più difficile. L'abbiamo trovata. La cosa. Ma questi sono. Io non ho mai visto questi mattoni. Neanch'io. Sono strani, cioè sono corallini. Sono corallini, mattoni corallini. Mattoni corallini. Chissà da dove vengono. Buongiorno. Buongiorno. Vedi che poi sono isolati, hanno della schiuma, del poliuretano espanso. E dopo chissà perché. Sì. Sono i classici forati. Esatto. E che tu hai anche provato a mettere, ti ricordi? Sì, sono molto bravo io a mettere. Beh, questi sono mattoni corallini, vedi? Mattoni corallini. Detto questo, abbiamo forati larghi e forati più stretti, vedi? Allora, vediamo che questo mattone corallino. Aspetta. Che strano che è. Dobbiamo chiedere a qualcuno perché è un mattone diverso. Ma no, io resterei così. Ah, mattone corallino col con polietano. Sì, mistero. Benvenuti ad un'altra puntata di Mistierando. Cosa saranno sti mattoni corallini? E vediamo che ci sono forati larghi e forati più stretti. Esatto. Il diametro dei forati può variare a seconda delle esigenze. In questo caso abbiamo un forato più stretto. Ok, andiamo a salire. Sì? Sì, taxi. Ok. Questa scala tiene. Sì, beh, questa qua è in cemento armato. Giustamente. Tu mi chiederai da cosa si vede che è in cemento armato. Si vede, te lo spiego. No, perché questa è una gettata di cemento e si vede da,
dal legno. Vedi che ci sono i segni del legno? Cioè, sono state poste le tavole di legno cosparse di olio perché poi si stacchino meglio, e la gettata viene fatta sempre sull'anima di legno, di metallo. Ah, è metallo. Che, per quello si chiama cemento. Che erroraccio, che erroraccio. Ma vergogna, ma vergogna. Devo vergognare. Ma vergogna. Ah, vista come si sono attrezzati? Che bello, che dopo uno dice che nei cantieri non ci si diverte. Giusto un po' di musica. Eh beh, ma ci mancherebbe. La casa, devi sapere che... Non lo so. Stavo dicendo una cosa intelligente. Non ci credi? No, dici. Allora, la casa... Scusa, puoi spegnerla? Sì, perché? Che senso? Spegnerla. Dove si spegne? Perché si spegne? Qua, no. Perché? Stop, no. Off, ok. Che ma perché devo spegnere la radio? Scusa che fa allegria. Perché il montatore si arrabbia. No, io invece dicevo che per costruire una casa, e anche quando si vive in una casa, la casa è comunque un ambiente che prende, diciamo, tutte le emozioni, le sensazioni, eccetera. Per cui se una casa viene costruita in allegria, in armonia... È vero, hai ragione. Che bel pensiero. Bel pensiero. Bella riflessione, hai ragione. Perché il materiale inerte, cioè non vivente, inerte... Materia prima. Cioè, i materiali, la pietra, anche se è inanimata, comunque assorbe energie. Giusto, diciamolo questo. E secondo il Feng Shui, una casa appunto deve essere in armonia con il territorio, con la gente che ci abita. Almeno più o meno così. Ma se non ve ne frega molto del Feng Shui, siamo anche d'accordo, cioè va bene comunque. Un po' di allegria, un po' di musica, ce l'ha fatta spinta. Dai, la riaccendiamo. Sì, dai. Dai, riaccendiamo. Riaccendiamo. Vai, trova qualcosa di... Alza. È il massimo. No. Playback. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Mi spiegami cosa stai facendo, dai. Sto creando volevo fare la donnina nel cantiere e crearmi una cosa di stile. Un'ottima idea, potresti creare una tua linea per la donna in cantiere. La donna in cantiere. Che io sai che ne voglio tantissima, ma tutti gli operai. Secondo me Max immagina un altro tipo di donna. No. Vestita, cioè linea di vestita. Infatti, va benissimo. No, ma siamo tutti concordi nell'affermare che ci vorrebbero molte più donne in cantiere. Sì, esistono nel mondo le donne che sporcano le mani. Esistono però non le sgami che sono donne, sono leggermente mascoline. Invece secondo me esistono del popò di donne che magari fanno le case, tirano su le case. Sì, no? Ma per carità. Io anzi faccio un appello, vorrei una donna che mi tirasse su una casa. Una donna utile, come ad esempio in Tibet, devi sapere che l'uomo ha dei canoni estetici per scegliere la compagna diversi dai nostri, per cui sceglie una compagna ad esempio che possa in caso di malattia portarlo giù dai monti, devono essere corpulente. Io ne voglio una corpulenta che mi costruisca la casa, che faccia i lavori pesanti. Mi sembra che le donne, anche le donne sono in grado di costruire una casa, no? Tu sei in grado? No, però potrei dilettarmi. Puoi vestirle, puoi curarti. Il lavoro femminile nei cantieri, cioè è giusto perché poi la donna è quella che forse ci sta di più in casa, no? Quindi potrebbe scegliere gli spazi. Allora è giusto anche che se la costruisca. È giusto, in effetti, donne, su, volete l'emancipazione, forza. Ma tu sai cos'è quella retina che stai utilizzando? No, per il momento è un elemento molto fashion, però l'abbiamo vista qui. Sul che cappotto. Serve sul cappotto, non saprei cosa potrebbe servire. Serve a tenere l'angolo del cappotto, significa che diciamo che tiene uniti i pannelli, viene posta nell'angolo con della colla blu elettrico. Dette tutte queste belle cose intelligenti, continuiamo a vedere come sta venendo, perché meglio, mi sembra anche una cosa esatto, molto saggia. Utile. Ah, vediamo comunque il panorama. No, le montagne dall'altra parte, sì, le vediamo di là, ma di qua vediamo un bel campanile che ci dice che sono mezzogiorno. Abbiamo
trovato la colla con la quale si applica il cappotto. No! Secondo me non va più via comunque. Stai scherzando? No, non va più via questo. Sul serio? No, no, non dirle che la mia mamma mi ammazza. Ciao mamma. Allora, questa colla è una colla, basta. C'è una bolla per mettere in bolla. Questa è lunghissima perché i pannelli sono grandi, per cui per mettere in bolla i pannelli. Sono in bolla. Sono in bolla. Sono in bolla. In bollissima. Bolliti. Oh! Caduto. Cos'è sta roba qua? Ah, questi sono... Questi sono... Chi può dirlo? Chi può dirlo? Secondo me i corrimani. Non so. Comunque se uno mi dicesse, ho questo in più, va bene, mi faccio un corrimano. Ah, guarda, sono là. Vabbè, cioè, non abbiamo risolto niente. Non abbiamo risolto niente. Chiudiamo Canti Random dandovi appuntamento alla prossima puntata. Esatto. Non mancate perché, cavoli, cioè, queste sono puntatone. Ah, certo. Sì, siamo sempre più bravi, io sono sempre di più. Tra poco dirigeremo anche i lavori in un cantiere, sì, sicuramente. Sì, 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 faremo una puntata. Una puntata, appunto. Si intitolerà Speriamo che non crolli. Ciao. In the time.